E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo duetto con Apple Zain. Benvenuti nel secondo episodio della nuova rubrica Vlog Zain, la rubrica dove scegliete voi quello di cui parlare. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi avete scritto veramente un botto di messaggi su Instagram. Vi ricordo ragazzi che per partecipare a questa tipologia di video bisogna seguirmi su Instagram, ovvero Mirko-Zain, e ogni venerdì pomeriggio sera vi farò un sondaggio appunto nelle stories dove poter votare l'argomento del giorno e successivamente dove commentare parlando appunto di tale argomento. Ed infatti ragazzi, oggi avete risposto ad un tema veramente importante, ma prima di andare a parlare di questo tema vi invito qui sotto in descrizione a suggerirmi dei nuovi argomenti da portare la prossima settimana, così da avere sempre le vostre idee all'interno del mio cervello. Parliamo un po' di tutto, ovviamente non si parla di Apple, si parla in generale di quello che succede nel mondo, tecnologia, sì, anche come nella puntata di oggi, ma si parla anche di attualità. La scorsa puntata è stata dedicata tutto al coronavirus e quindi ragazzi andiamo con l'argomento di oggi. Si parla di tecnologia nel 2020. Praticamente cosa c'è ancora da aggiungere all'interno di uno smartphone? Cosa manca? Mi avete scritto veramente tanti commenti ed andiamo a leggerne qualcuno insieme. Allora, MaFriend mi scrive: la ricerca di nuovi materiali che lo rendano leggero. Allora, secondo me è una buona idea. L'unica cosa che secondo me non collima con la leggerezza è la robustezza. Nel senso, se un prodotto è troppo leggero, in automatico non è abbastanza robusto. Cioè, se iPhone, che ne so, 11 Pro Max non pesasse 200 e passa grammi, ma pesasse 100 grammi, in automatico sarebbe perché la scocca non è all'altezza di resistere ad urti, impatti, graffi in maniera abbastanza evidente. Quindi secondo me sì, ci possono stare dei materiali magari interni leggermente più leggeri, ma quelli esterni devono essere secondo me pesanti e robusti, perché sennò il nostro dispositivo non rimane al sicuro. M. Zanrosso mi scrive: Siri potenziato che diventerà una vera e propria intelligenza artificiale. Io ragazzi supplico Apple da ormai 5-6 anni per aggiungere l'intelligenza artificiale su Siri. E chiaro, ragazzi, ci stanno lavorando perché vari rumors, vari brevetti lo confermano, però non sappiamo quando, come e se mai uscirà questo Siri potenziato. Si parla di un Siri per i nostri iPhone, iPad e Mac intelligente, ovvero che dia delle risposte diverse ogni volta all'utente e ovviamente risponde in maniera più naturale, ha più domande, è un po' più generico, nel senso riesce a capire in base a quello che facciamo noi, impara in base a quello che chiediamo noi ciò che deve dirci, deve rispondere, deve comunicarci e ovviamente mette in pratica quello che noi insegniamo all'assistente virtuale di Apple. Speriamo che un giorno questa cosa sia vera, io lo spero veramente tanto perché i margini di potenziamento ci sono e li vedremo presto, spero. Pezzandre mi scrive: quando ho fatto vedere il mio telefono ai nonni mi hanno detto ma il caffè non lo fa. Questa è la classica cosa che, la classica battuta anzi che dicono tutti: ma il tuo telefono costa così tanto, fa anche il caffè? Ragazzi, io vi posso dire che ci sono un sacco di macchinette per il caffè che vengono controllate da iPhone, quindi dall'app dedicata puoi avviare, startare l'avvio del caffè, quindi creare e fare un caffè anche prima di arrivare a casa ad esempio, quindi fondamentalmente si può già fare, puoi dire ai tuoi nonni che si può già fare. SamuVR46 mi scrive: codice PIN richiesto allo spegnimento dell'iPhone per servizi di localizzazione. Hai perfettamente ragione. Quando ad esempio ci viene derubato il nostro iPhone, cioè veniamo noi derubati del nostro iPhone, in questo caso del nostro iPad, se il malintenzionato spegne il dispositivo, noi non possiamo più localizzarlo. Quindi anche io vorrei un modo per poter bloccare lo spegnimento, in modo tale che questi iPhone che vengono rubati rimangano perennemente collegati alla rete, quindi con il dispositivo acceso, in modo tale appunto da ritrovarlo. Cioè è quello lo scopo, non ci vuole assolutamente niente, ci vuole un semplice blocco che possiamo sbloccare solo noi con codice o con il Face ID o con il Touch ID. Io spero tanto che Apple prima o poi lo aggiunga perché è veramente fondamentale.
Vi ricorderete sicuramente la storia del furto dell'iPhone della mia ragazza, che tra l'altro vi lascio qui sotto in descrizione, e lì non abbiamo potuto fare niente appunto per questo, perché hanno spento e smontato poi iPhone e è finito lì, cioè è finito nelle mani di qualcuno che è stato definito come ladro appunto. Allora, Bono come il bread, che sarebbe buono come il pane, ha scritto anche il supporto all'Apple Pencil. Ora, io sono contrario a questa cosa, perché l'Apple Pencil secondo me è un prodotto che è destinato ai disegnatori e agli scrittori. Su iPhone non avrebbe utilità, cioè Steve Jobs diceva proprio questo: abbiamo 10 pennini nelle nostre mani, perché dobbiamo averne un altro? Una cosa è usare uno smartphone con un pennino che può essere usato con una mano, quindi non ha senso. Una cosa è usare il pennino, in questo caso l'Apple Pencil, su un tablet per determinati scopi, che siano disegnare, che sia ovviamente scrivere, eccetera eccetera. Cioè secondo me non serve su iPhone, cioè non ha utilità. Anche se la penna può creare novità, funzioni eccetera, secondo me non ha senso. Cioè abbiamo, ripeto, 10 pennini nelle nostre dita, perché averne uno di plastica? Allora, Dasso mi scrive: rimozione batteria, che ne pensi? Penso che sia una cosa sbagliatissima, non perché l'utente non debba avere accesso al proprio smartphone, ma perché se ad esempio ad oggi abbiamo la capacità di impermeabilità sugli smartphone, è proprio perché i produttori li sigillano in modo tale che non possano essere aperti. Se il dispositivo dovesse avere la possibilità di essere aperto sulla parte posteriore, ad esempio per rimuovere la batteria, non avrebbe l'impermeabilità, che per me è una cosa fondamentale, perché sciacquo iPhone sotto l'acqua, lo pulisco, lo porto al mare, lo porto in piscina, lo porto sotto la pioggia. Cioè, per me è una cosa utilissima, non so per voi, ma per me lo è. Quindi questo compromesso di rimuovere la batteria, a parte che non ho l'utilità di rimuovere la batteria, la cambio sempre in Apple Store, lo fanno anche loro, quindi perché dovrei farlo io? Batterie non originali, ovviamente non sono né controllate né certificate, perché dovrei doverla rimuovere io? Io non lo farei mai, secondo me è sbagliato. Allora, Pix scrive: Apple Cash in Italia, Apple Card in Italia e Siri in Apple TV in italiano. Oh, queste sono tre cose che io ormai chiedo ad Apple da anni. Cioè, avere Apple Pay Cash è una cosa molto utile, perché possiamo pagare tramite iMessage in automatico delle piccole o anche grandi somme di denaro ad altre persone che hanno iMessage ed Apple Pay Cash. Molto utile. Poi Apple Card è una carta di credito che Apple mette in vendita solo negli USA attualmente, che appunto ci dà il cosiddetto cashback, ovvero più spendiamo più ci ritorna indietro una percentuale dei nostri acquisti fatti. Molto molto utile, ma in Italia credo non arriverà forse mai. E Siri su Apple TV in italiano lo aspettiamo ormai da 4 anni, 5 anni, non lo so, quindi Apple deciditi, perché non ce le compriamo più se no le Apple TV. Infatti io negli anni passati non l'ho comprata, e questa nuova che dicono i rumors debba uscire a breve non la prenderò se non c'è Siri in italiano. Allora, Munir mi scrive: una telecamera che proietti direttamente lo schermo di iPhone, credo tu intenda nel muro come fosse un videoproiettore. Ora, non è una cattiva idea, nel senso, è comunque una cosa in più, ci potrebbe anche stare. Il problema è che questi sensori che proiettano solitamente sono grossi così, tipo, quindi come lo ficchi su uno smartphone? Secondariamente, secondo me non è una funzione che userebbero tutti, o comunque è una cosa sì figa da usare all'inizio, ma poi chi si mette lì con lo smartphone a proiettare le cose quando lo smartphone ci serve, ad esempio, mentre guardiamo un film o una serie TV, per mandare un messaggio o leggere qualcosa su Instagram? Cioè dovresti avere due iPhone per fare questa cosa, quindi secondo me su uno smartphone non serve assolutamente a nulla, a meno che non abbia delle funzioni specifiche che possano interessare questa funzionalità, e non solo il proiettare, ma fare determinate cose con il proiettare, che ne so, una Siri virtuale che noi vediamo fisicamente, che ovviamente ci risponde, cioè quella è un'altra cosa, ma così, una funzione così solo per proiettare, non la vedo utilissima, eh. Dritton Morina mi scrive: split view su iPhone. Su questo sono pienamente d'accordo. Su iPad già c'è la split view, ovvero la possibilità di separare due o più schermate per poter fare due operazioni contemporaneamente. Sugli iPhone Plus o Max, secondo me si può già fare, cioè si può già fare, perché abbiamo un'ampiezza display veramente così grande già ormai, che, cioè, perché Apple non la fa? Io spero tanto che con questo nuovo iOS 14 e con l'eventuale rimpicciolimento maggiore della notch sulle versioni 12, 12 Pro e 12 Pro Max di quest'anno, Apple faccia qualcosa, perché l'aspettiamo veramente da tanto. Io credo almeno dal 6 Plus, perché è stato il primo smartphone ad aggiungere la grandezza da 5,5 pollici nel mondo Apple, e già da lì si poteva fare. Apple, sveglia!
Johanel mi scrive: potrebbero aprirsi allo scambio più agevole diretto di dati con altri sistemi operativi. Allora, questa è una cosa che non potrà mai succedere, perché Apple si vanta giustamente della propria sicurezza proprio perché ha dei sistemi chiusi che non comunicano con altri sistemi. Se comunicassero i prodotti Apple a pieno regime con tutti gli altri sistemi operativi, Windows, Android, eccetera, eccetera, ci sarebbe un grave problema di sicurezza ai nostri dispositivi, e noi non vogliamo che la nostra privacy, i nostri dati, le nostre password, le nostre carte di credito vengano messe, diciamo, alla mercé di tutti, no? Quindi io credo che questa cosa non debba mai succedere, poi ognuno rimanga della sua idea, eh. Matteo mi scrive: per me manca su iPhone l'impronta sotto il display e la rimozione della notch. Credo di sì. Non si parla di funzionalità chissà che, perché il Touch ID lo abbiamo già visto sotto il display, sarebbe praticamente la stessa cosa ma sotto il display, quindi non c'è una grandissima rivoluzione in termini di funzionalità, perché magari sì, è spostato, ma a noi, cioè, capita la stessa cosa che col tasto home: premi su un punto e ovviamente si sblocca lo smartphone. Però sono d'accordo, la notch va rimossa e questa cosa del Touch ID sotto il display va inserita all'interno dei nuovi dispositivi. Credo però che non siano delle novità assurde, quindi sì, come estetica, come potenziamento, ma come novità da aggiungere credo sia la base ormai. Giovanni mi scrive: zoom più spinto, periscopio e più megapixel con la tecnologia binning. Ora, sono d'accordo per quanto riguarda uno zoom maggiorato, magari a qualcuno interessa. Credo che nella stragrande maggioranza della popolazione che possiede un iPhone uno zoom più potente possa non servire, però per una piccola fetta può essere una bella novità. Per quanto riguarda i megapixel, quest'anno si preannuncia un ipotetico 64 megapixel dopo i 12 megapixel perenni, potenziati, eccetera, eccetera, sugli attuali iPhone, quindi credo che ci siamo, quindi quest'anno vedremo forse un balzo incredibile di megapixel, che ci può anche stare. Luchino mi scrive: appunto, dato che abbiamo tutto su iPhone, mi piacerebbe il feedback aptico all'interno della tastiera. Lo penso anch'io, una piccola vibrazione mentre scriviamo, ovviamente opzione da abilitare o disabilitare a nostro piacere, ci potrebbe anche stare. Io ho sempre desiderato di avere una tastiera, intanto la tastiera di iPhone precisissima, molto accurata, il feedback sonoro molto accurato, però un feedback aptico di vibrazione ci potrebbe anche stare. Molti altri smartphone lo fanno, non ho mai disdegnato questa funzionalità, speriamo che un giorno arrivi, no? Carlo XS mi scrive: Always on display. Ora, per chi non conoscesse l'Always on display, è una funzionalità che permette di, quando blocchiamo il nostro dispositivo, in questo caso ad esempio iPhone, di far rimanere delle schermate, come ad esempio, che ne so, l'orario, le icone, cioè dei piccoli pixel attivi che non inficiano praticamente quasi nulla sulla durata batteria, ma con lo schermo spento, quindi vediamo comunque in modo soffuso determinate cose. Io la desidero tantissimo. Si parla quest'anno di un possibile inserimento su iOS 14, quindi vedremo, staremo a vedere. Fabio mi scrive: USB-C e schermo a 120 Hz. Per lo schermo sono d'accordo, su iPad è già fantastico, io utilizzando il nuovo iPad Pro 2020 e anche questo il 2018 che utilizzo io quotidianamente per gli appunti da prendere per i video, devo dire che il display è fantastico, quindi un inserimento su iPhone sarebbe veramente ben accetto. Per quanto riguarda l'USB-C, dico di no, perché Apple ha dichiarato più e più volte che vuole ancora mantenere il Lightning, quindi non ci sarà questo balzo e cambio di, diciamo, mentalità per il momento. Però devo dire che forse, dato che su iPad ha cambiato il modo di gestire le cose, su iPhone potrebbe avere anche i suoi utilizzi, quindi sono molto favorevole. Ma comunque ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Il video ovviamente è finito, i vostri commenti erano tantissimi, ho scelto i più interessanti o i più divertenti, diciamo. Scrivetemi, ripeto, qui sotto nei commenti argomenti per la prossima settimana e ovviamente ragazzi fatemi sapere il vostro parere anche qui. Ovviamente per chi non ha partecipato, cosa manca alla tecnologia di questi smartphone del 2020? Io come al solito vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 200 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Scarica anche tu iAppZain, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZain ed è disponibile anche per il tuo iPad.
Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad applezain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito applezain.net.